Ciao ragazzi, spesa penny. Allora, prima cosa, all'Euro Prezzi mi sono dimenticata di farvi vedere questo 99 centesimi, pandorino, una cavolata allucinante, però la volevo io, quindi me lo sono comprato. Non ha neanche la forma di un pandoro, spero almeno sia buono, c'è scritto con sorpresa, quindi va bene anche per i bambini, per l'Epifania, per Natale, per tutto. Va bene, pandorino dal Colle, 99 centesimi. Poi vi voglio far vedere al Penny cosa ho comprato e cosa ha preso Dino. Dino ha preso la tartare di scottona che è finita, ha preso il pan bauletto, ha preso la Coca-Cola e ha preso un po' di sughi che piacciono solo a lui. Quando fa la spesa un uomo siamo a posto. Io non sono mai contenta quando compro cose Dino perché compro solo per lui, come se fosse single. Vabbè, non mi voglio lamentare così. Ha preso la Coca-Cola in vetro per i baguardi di Natale, Capodanno, tutti quei pranzi, quelle cene, bisogna digerire. E lui digerisce solo con questa, o con il vino. Ma già di vino ne berrà tanto, quindi con la Coca-Cola è meglio digerire. Questa qua gli piace di più perché è in vetro, rispetto a quella in plastica, gli piace di più quella in vetro, quindi si è preso quella. La tartare di scottone è finita. Poi Dino ha comprato questo sugo qua, che l'ha già comprato 4 volte, a me non piace. Sugo di vongole. Del Penny Flot, cioè sia così al sugo classico, sia mi sembra allo scoglio, eccetera, altre cose, non mi ricordo. Ne prenderò un altro e vi farò sapere. Sugo di vongola al sugo classico, piccolissimo, in una sera per lui finisce perché cucino io la sera per me e per lui da cena e poi per me e per lui da pranzo, o solo per lui il giorno dopo io a pranzo mi cucino qualcosa. Poi comunque ho preso io questo qui, piselli carote. Carotine per fare un contorno quando faccio gli hamburger, i cordon bleu e cose varie. Dino si è preso il tonno che piace a lui. Non facciamo distinzioni, però è così. Tonno gran mare all'olio di oliva. Voilà. Poi ha preso la polenta, che lui non è piemontese, quindi non so la polenta se gli piace, ma gli piace perché l'ha comprata istantanea. Questa qui, 500 grammi del Penny. Poi ho preso io questo sugo qua, pesto di mandorle, Selection, che volevo provarlo. Non metterà mai a fuoco, ma io spero di sì. Pesto alle mandorle, arancione, non so perché. Poi ho preso io questo. C'era sia ragù di capriolo che ragù di cinghiale, li avrei presi entrambi. Le conserve della nonna, gli ho fatto già un video haul, dove appunto ho preso 3 barattoli da regalare per Natale. Questo ragù di capriolo sembra buono, l'avevamo già comprato all'Lidl e spero sia buono anche questo, vi faremo sapere. Questo qui, poi ho preso io questo, all'inizio ne volevo prendere due di fagioli cannellini che costava anche poco, invece Dino poi invece di prendere questi qua, singoli, ha preso questi borlotti che a lui piacciono di più, a me piacciono di più i cannellini, ne ha presi 3,99 centesimi, invece l'altro barattolo mi sembra che costasse 69 centesimi. Poi ho preso io questo che era in offerta, c'era anche la scatola più piccola da 3, ma ce n'era proprio niente, io ne ho ancora una di scatola anche perché col freddo le insalate vanno poco di moda, tra virgolette, ne faccio poco. Comunque il mais io lo adoro, a Dino non piace, quindi è una cosa che piace a me e non piace a lui. Dino si è preso 3 di queste scatolette che era in offerta 3x2. Mai vista una polpa così? Polpa Mutti, mai provata questa polpa così. Mai provate questi barattoli così piccoli. Vabbè, anche carina, puoi tenere magari la scatola per fare qualche riciclo. Poi ho preso io un po' di cavolate da mangiare dolce, perché voglio qualcosa di dolce. Oro Choc, l'ultima scatola, sono anni che non mangiavo gli Oro Choc, questi qua al latte, 10 merende. Sono piccolissimi, però sono di una bontà, per andare a scuola li mangiavo anche. Dino si è riempito di pasta, come al solito. Le casarecce pasta di Gragnano che gli piace, 500 grammi di cotto. No, basta, 500 grammi, cottura 10 minuti. C'erano anche le caserecce, no, queste sono le caserecce, c'erano anche sempre di Gragnano, i pacchetti piccoli da 500 grammi, penne, mezze penne, fusilli, eccetera. Ma Dino si è riempito di pasta perché lui mangerebbe solo pasta e carne. Si è riempito di pacchetti così, fior di pasta che compriamo sempre. Ha preso i fusilli, ha preso gli spaghetti, ha preso le farfalle, ha preso le mezze penne e le penne rigate, mi sembra. 4-5 pacchetti di pasta, come al solito. Poi ho preso io, sono cavolate. No, scherzo. Tanti yogurt, vi farò poi una parte di cose da frigo. Adesso la batteria scarica, queste cose sono non da frigo. Caramelle 99 centesimi, più quelle della Coca-Cola che Dino ieri le ha aperte e le ha mangiate. A mezzanotte gli viene fame. Di roba dolce pure lui, anche se dice che il dolce non lo amo. Poi ho preso io per fare le ricette questi due cioccolati, che c'era il cioccolato Milka in offerta, ma 99 centesimi, ma ce n'era solo. C'era solo la tavoletta di cioccolato al latte o cioccolato bianco, nauseante quello bianco. Questi qua invece costavano anche 99 centesimi o forse addirittura 69 centesimi e quindi ho preso questi. Questo qui è buono, questo qui è buono per fare i tortini al cioccolato fondente.
E questo qua è buono e dolce, quindi mi piacciono. Marca Penny, chi se ne importa. È buono, basta. Ho preso questo che mi intrigava, che non so se sia buono oppure no. Milka, faremo un video assaggi, se volete. Milka, come si chiama? Choco Wafer. 6 ce ne sono, sono proprio piccoli, però carini. Anche quando viene mia madre, che non so mai cosa dargli da mangiare a merenda, facciamo una merenda e allora gli do qualcosa di dolce. Poi, pane bianco è quello che compro sempre. E ho preso anche altre cose, quindi vado a prenderle. Ho preso i Bounty che voglio regalare. I Bounty, forse sì, quelli al cocco, che sono sciolti, li ho messi in frigo, quindi vabbè. Ho preso le gallette anche di cioccolato al Lidl, non le ho fatte vedere, sono anni che non le compro più, perché sono almeno anni, no, ma 3-4 settimane, forse un mese che da Lidl non ci andavo più, sono andata ieri con Dino a comprare qualcosa e oggi ci ritorno di nuovo. Quindi questa è la spesa non da frigo. Adesso vi faccio, se la batteria tiene, il video di cose da frigo, sempre del Penny. Ciao! Bella spesa. 40 euro.